Eccoci qua, benissimo, buongiorno, buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti gli amici che sono connessi attraverso i canali social della Fondazione e a coloro che ci vedranno poi durante la trasmissione registrata. Oggi è il 5 dicembre, la giornata internazionale del volontariato voluta dall'ONU. È un anno particolare, in quest'anno particolare di emergenza sanitaria non abbiamo potuto valorizzare il grande lavoro dei nostri volontari attraverso eventi in presenza. Lo facciamo oggi in questo modo un po' innovativo, un po' un'esperienza, un esperimento anche per tutti noi in modalità a distanza e da remoto, comunque con la consapevolezza che anche in questo modo riusciremo a riscaldarci con il grande cuore dei nostri volontari. Abbiamo già tanti amici collegati, abbiamo collegati altre persone che ci accompagneranno in questa mattinata e che poi mano a mano vi presenteremo. Voglio però presentarvi qui accanto a me Lino Lacagnina, che è il responsabile del servizio volontariato e servizio civile della Fondazione Dognocchi, al quale chiedo subito qual è il senso di questa giornata e di questa celebrazione oggi, quest'anno, per la Fondazione Dognocchi. Bene, grazie Lele. Prima di rispondere alla tua domanda e entrare nel vivo della presentazione di questa giornata, un buongiorno a tutti e un bentrovati in questo luogo virtuale dove ormai sempre più siamo costretti a incontrarci. In attesa, speriamo di poter riprendere i nostri incontri in presenza ed abbracciarci come siamo soliti fare nei nostri incontri. Premetto che è la nostra prima esperienza di streaming, di live, per cui ci saranno strafalcioni, ci saranno magari cose che non vanno proprio nel migliore dei modi, ma comunque ce la mettiamo tutta per fare il nostro incontro con tutti i volontari di Fondazione e con gli altri che vorranno seguirci in questa diretta, come avremmo voluto farlo invece appunto in presenza. Lo pensiamo come una chiacchierata fatta in famiglia, e seppur con qualche invitato che ci vorrà onorare della sua presenza e qualche curioso di passaggio che magari guardando YouTube o Facebook si attarderà ad ascoltarci, ma rimane comunque questo momento come un momento familiare, un momento dove i volontari possono essere considerati i nostri congiunti che abitano la baracca di Dognocchi. Quest'anno doveva essere un anno di eventi celebrativi importanti. Per noi come servizio del volontariato avevamo in mente di fare un grande convegno perché erano i 10 anni del nostro inizio. Avevamo in mente questo convegno insieme agli amici di Sacra Famiglia e della Lega del Filo d'Oro, nostri partner nel percorso che stiamo facendo con i ragazzi del servizio civile,
Ma non solo per noi, c'era anche da tenere presente un altro evento importante che è successo quest'anno. Il cambio di statuto di fondazione ha messo ancora di più in evidenza praticamente il ruolo fondamentale che il volontariato vuol ricoprire all'interno della fondazione, nell'attività core di fondazione. Ma non è un anno importante solo per noi, perché era un anno importante per tutto il volontariato italiano. Padova era stata eletta capitale del volontariato europeo ed era importante ed erano previste moltissime iniziative per quest'anno internazionale di Padova. E invece purtroppo appunto anche Padova, come tante altre realtà, sono impegnate in living, in streaming, in situazioni come quella che stiamo cercando di vivere noi. Quindi non siamo soli a cimentarci in queste dirette, ma molti altri come noi, e per citarne solo alcune, ad esempio il CSVNet insieme con il Forum del Terzo Settore e la Caritas Nazionale stanno svolgendo proprio in parallelo a noi una loro diretta. C'è anche in corso un evento FOXIV per la premiazione del volontariato dei volontari internazionali dell'anno. E, insomma, iniziative sono tantissime. Citavo prima Padova perché oggi a Padova, a parte la diretta in streaming che avranno anche loro, sarà scelta la città che sarà capitale europea del volontariato per il 2022. Questa scelta avverrà tra Gorizia, Danzica, Madrid e Smirne. Non so se avremo ancora una città italiana così ravvicinata a un'altra, ma noi tifiamo ovviamente per Gorizia. Abbiamo poi molti CSV che hanno fatto iniziative, così come altre reti associative. Insomma, è un momento importante che ciascuno cerca di vivere come meglio può in questa situazione di difficoltà. Per quanto riguarda noi, questo evento, rispondo alla domanda di Lele che mi aveva fatto all'inizio, ha come obiettivo quello di celebrare questa giornata che nelle edizioni passate non l'abbiamo sempre celebrata un po' intimamente nei nostri centri, come un momento di riconoscimento dei volontari che operano nei centri, magari con una premiazione ai volontari più anziani, con più anzianità di servizio, chiamiamoli così. E invece questa volta il bello è che la celebriamo tutti insieme. Sempre più aumentano le persone che si stanno collegando con noi. Vedo già un bel numero, sono già tantissimi, sì, sui canali, ma ne aspettiamo ancora di più nel corso della mattinata. Esatto, qui vedo che crescono i numeri in continuazione. Ecco, nel corso del collegamento abbiamo previsto alcuni interventi, come già accennava Lele, che ci aiuteranno in quella che vuole essere una riflessione sul tema della giornata di oggi, ma soprattutto per noi vuole essere un momento di condivisione di tutti i contributi che ci sono arrivati dai volontari dei centri della Fondazione Dognocchi, dai volontari di fondazione, ma anche dai volontari che operano in fondazione con noi. È stato un anno difficilissimo e tutti si sono cimentati in qualche modo per riuscire a continuare a fare del volontariato con le modalità nuove che le difficoltà presentavano. Lo abbiamo fatto in tanti modi e abbiamo chiesto che i contributi in qualche modo aiutassero e ruotassero intorno ad alcune tematiche che abbiamo visto svilupparsi nei centri appunto in questi mesi, e cioè per esempio come si è portato avanti i valori fondamentali del senso della presenza, del dopo e con il coronavirus. Abbiamo chiesto di rappresentarci con quali fantasie di solidarietà, quali nuove forme per continuare a essere ancora protagonisti del bene. Abbiamo chiesto di vedere
di come rappresentare quello che di fatto abbiamo vissuto, cioè il fare di necessità virtù attraverso la tecnologia che riduce le distanze. E infine come abbiamo in qualche modo interpretato e vissuto questo passo indietro che abbiamo dovuto fare nell'essere presenti nei centri e come abbiamo vissuto l'alleanza virtuosa tra sanitari e famiglie. Insomma, su queste tematiche ci avete inondato praticamente di contributi, di video, di videomessaggi, di audio. Sì, vedremo durante la mattinata, vedremo tante immagini, tanti spezzoni, tanti videoclip, tanti piccoli lavori, magari non dei capolavori artistici, ma veramente fatti con il cuore da tutti i nostri volontari. Sì, non vi nascondo il senso di commozione e di gratitudine, no, che ci ha pervaso ascoltando e vedendo tutto quello che ci avete mandato. Abbiamo fatto il possibile per trasmetterlo tutto. Purtroppo abbiamo dovuto condensare e ridimensionare alcune cose che ci avete mandato, ma questo non vuol dire che le cose che non andranno in onda in questa oretta che staremo insieme andrà perduto. Tutto il materiale raccolto lo potremo vedere ancora in altri momenti e in altre occasioni. Anche di quelli volevo ringraziare anche i centri che non hanno potuto, per ragioni varie, mandarci delle cose. Sappiamo comunque e siamo consapevoli lo stesso del grande lavoro prezioso che stanno svolgendo nei vari centri. Mi riferisco a Torino, Rovato, Marina di Massa, Monza, Parma, Tricarico, che appunto non hanno potuto darci dei contributi diretti. Così come siamo riconoscenti a tutte le associazioni di volontariato che operano nella Fondazione, sia quelle che vedremo con i contributi che ci hanno mandato, sia quelle che appunto anche in questo caso non abbiamo niente da presentare. Mi dicono di stringere la regia, anche qui abbiamo una piccola regia, quindi per lasciare subito la parola al dottor Mambretti. Abbiamo collegato con noi il direttore delle risorse umane della Fondazione, che è Enrico Mambretti. I volontari, insieme agli operatori e insieme a tutti quanti lavorano in Fondazione, sono una risorsa preziosa ed è per questo che è significativa anche la presenza del dottor Mambretti, al quale cediamo la parola per un saluto. Prego Enrico. Sì, cosa fa? Scusate, mi dicono che c'è un problema di collegamento audio con i messaggi che arrivano, dicono che l'audio del dottor Mambretti non si sente, quindi stiamo provando a ricollegarci e lui sta continuando a parlare, ma noi vediamo che non è in questo momento, non si sente l'audio. Pertanto sì, possiamo magari continuare se la regia mi segue. Allora, a questo punto io direi di partire con il primo contributo filmato. Sì. Dicevamo, è stato un anno particolare e difficile, e il 2019 si era chiuso invece con un evento straordinario per la Fondazione Dognocchi, che è stato l'incontro con il Santo Padre. Volevamo rivedere due immagini velocissime di questa giornata particolare per la Fondazione. Era il decennale della beatificazione di Dognocchi, ma è stato un evento al quale tanti volontari hanno partecipato e sono intervenuti. Tanto più che il Santo Padre poi
ci ha invitato ad utilizzare con i nostri ospiti, oltre alle cure mediche, anche quelle medicine dell'anima a cui tanti nostri volontari si dedicano. Vediamo allora queste brevi immagini dell'incontro con il Papa dell'ottobre 2019. Prego. Si riesce a risolvere il problema? Caro Papa Francesco, mi chiamo Simone, ho 11 anni. Oggi sono molto contento di incontrarti. Ti guardo sempre sul mio tablet e mi piace molto vedere i tuoi video. Vorrei invitarti a casa mia a mangiare la pizza. A te piace? Non stancatevi di servire gli ultimi sulla frontiera difficile dell'infermità e della disabilità. Insieme alle terapie e alle tecniche più avanzate per il corpo, offrite a quanti si rivolgono con fiducia alle vostre strutture le medicine dell'anima, cioè la consolazione e la tenerezza di Dio. Santo Padre, a nome di tutti le porgo il nostro più caloroso e affettuoso saluto. Grazie per averci accolti. Bene, è sempre emozionante vedere il Papa, vedere questa esperienza che tutti insieme, i volontari erano veramente tantissimi, abbiamo vissuto un anno fa. Mai avremmo pensato di trovarci nelle condizioni di oggi, ovviamente, di non potersi vedere in quell'occasione dove eravamo tutti insieme. Siamo riusciti a riprendere, speriamo, l'audio del dottor Mambretti e quindi rilancio a lui la parola. Enrico, riprendi più o meno da dove ti abbiamo interrotto, insomma, scusati. Sì. Dobbiamo abituarci a queste variabili del digitale. Dunque, dicevo che ciò che mi colpisce sempre, che mi affascina anche del volontariato, è la capacità di lavorare anche più del lavoro normale, perché dicevo, si lavora, si dona il proprio tempo e nel contempo non ci si aspetta nulla di ritorno. Scusate, si sente? Perché io sento uno strano ritorno. Io spero si senta, proseguo, perché ho uno strano ritorno, mi si dispiace. Sente. Si sente, grazie. Cercando di essere molto sintetico, perché purtroppo questo imprevisto ci ha rubato tempo. Vorrei dire sostanzialmente due brevissimi concetti. Innanzitutto, il volontariato, si sente, più che mai. Si questo. Si sente. Io spero si senta, proseguo. Sì. No, ma tu okay. Non devi sentire questo, Lino. Ci senti, grazie. Volevo capire. Ecco, mi dispiace, spero di poter finire. Spero che se...
Allora, cerco di essere molto sintetico. Primo concetto che volevo, anche come augurio, volevo lasciare che il volontariato in questo momento, essendo un'esperienza che si innesta completamente nella realtà che ha di fronte, di fronte a quello che è successo recentemente, con l'urgenza, no? Che si è un po', è un po' cambiato completamente una vita, la nostra vita era abituata a essere lineare, progressiva. Oggi abbiamo di fronte in realtà un'esperienza fatta quasi da linee spezzate, da continui cambiamenti di scenario. Ecco, il volontario, siccome è immerso in questa realtà, ha sicuramente una bella sfida nel riuscire a immergersi nuovamente in questa realtà, assumendo probabilmente dei ruoli e delle funzioni diverse. La funzione che nel breve, in questo momento di emergenza, per cui di contatti più difficili con le famiglie, mi verrebbe da pensare che è veramente una funzione importantissima di cerniera con quello che è il mondo circostante, i nostri ospiti, i nostri pazienti, cioè i familiari, i parenti, gli amici, tutti quelli che in questo momento hanno una grande difficoltà di connessione. Certamente il volontariato dovrà anche sostanzialmente riflettere su che nuova dimensione avrà nel mondo, si spera, mi permetto di dire, post-Covid, cioè una volta che verrà meno questo stato emergenziale, una volta che avremo capito in che realtà ci troveremo, la risorsa volontariato come si innesterà in questo nuovo mondo, cercando di pensare prima e di intervenire immediatamente in una realtà che speriamo abbia delle relazioni più facili, più distese, meno vincolate da tutti i vincoli che ci sono. Di certo il volontario deve essere assolutamente preparato per fare questo tipo di esperienza, non solo in termini di formazione per la sicurezza, per tutte le regole che si dovranno d'ora in poi applicare nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, ma anche in questo nuovo ruolo che pian pianino è andato disegnandosi. Oggi di cerniera con le famiglie, domani lo studieremo insieme, lo faremo insieme. Quello che ritengo, e concludo, importantissimo, inevitabile e oserei dire anche essenziale, fondamentale, che caratterizza il volontario è mettere il proprio volto. Ciò di cui abbiamo bisogno non è tanto una prestazione, ma un volto che sia presente e che sappia comunicare, come dicevo all'inizio, la passione, la disponibilità, la solidarietà, la gratuità e la competenza con cui essere all'interno delle nostre strutture. Grazie, mi spiace per la situazione un po' difficile con l'audio, spero di essere stato chiaro. Buon lavoro a tutti, arrivederci. Bene. Grazie, grazie al dottor Grazie. Lambretti. Un saluto e ricominciamo con la scaletta. Lino, abbiamo un ospite Sì. prestigioso che ha voluto dedicarci un saluto e quindi mandiamo l'audio, il video del dottor Stefano Tabò, che è il presidente nazionale del CSV, che ha voluto registrare questo video per noi. Sì, in particolare credo che l'intervento di Stefano ci aiuta a cogliere meglio il senso di questa giornata, che come dicevo all'inizio, in qualche modo abbraccia tutto il volontariato, non riguarda solo noi di fondazione, ma è proprio un movimento complessivo che vive questo straordinario momento. Prego con il video. Intervengo anch'io in distanza fisica, nel mio caso a questa si aggiunge anche una distanza temporale, ma il buongiorno con cui vorrei iniziare è rigorosamente riferito al 5 di dicembre, cioè buona giornata del volontariato. Vorrei proprio iniziare così. È un augurio che rimbalza insomma in tutte le parti del mondo da quando nel 1985 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituì questa ricorrenza. Lo fece con una risoluzione molto breve, concisa, ma ricca di significati. Ecco, vorrei
richiamare la vostra attenzione innanzitutto su questo aspetto, cioè la volontà non è quella di fare una scala di merito tra i cittadini del mondo, noi potremmo dire tra i cittadini del nostro paese, a seconda delle ore che questi mettono a disposizione come volontari, quindi gratuitamente, per spirito di solidarietà, spontaneamente. L'intenzione è quella di riflettere e comprendere che la nostra società, la società di tutti, in cui noi siamo nati, in cui viviamo, in cui lavoriamo, in cui ci relazioniamo, in cui abbiamo rapporti di tanti generi, no? Quindi anche al di fuori del volontariato, ebbene, questa società sarebbe molto più povera e insipiente senza la presenza dei volontari. Quindi la giornata del volontariato ha questa intenzione, ecco, di creare maggiore consapevolezza rispetto a questo aspetto. I volontari sono tanti, lo sappiamo, operano in settori diversificati, in modalità molto differenti, spesso attraverso organizzazioni che sono strutturate anche allo scopo di supportare e di dare maggior valore e maggiore sinergia alla loro azione. A volte i volontari operano indipendentemente da queste, quindi personalmente, ma complessivamente i volontari sono accomunati da dei valori che veramente attraversano il loro agire. Poi possono essere tante le motivazioni, ma sui valori di solidarietà, ecco, c'è uno zoccolo fondamentale: solidarietà, partecipazione, responsabilizzazione. Ebbene, in questo tipo di riferimento, e grazie a questa presenza, dicevo, la qualità del nostro vivere è una qualità più ricca. A livello di tessuto sociale, di relazioni umane, di aspetti che hanno molto a che fare con la fiducia interpersonale, ma anche con la fiducia verso le istituzioni, grandi e piccole. È dimostrato che chi passa attraverso questa esperienza, cioè l'agire come volontario, l'azione di volontariato, ecco, incrementa anche queste dimensioni, no? E queste convinzioni. E quindi è una presenza che ha anche a che fare con la solidità della nostra comunità, anche sotto l'aspetto economico. Ecco, l'ONU nell'85 lo aveva già chiaro, ecco, ormai nel nostro paese questa cosa è stata acquisita, ma a quel tempo forse era più difficile incontrare qualcuno che riuscisse a fare questo link, questo legame. Ecco, volontari quindi si relazionano, che operano, ecco, non indipendentemente da un contesto. Interessante appunto anche notare la compresenza spesso di volontari con persone che invece operano a titolo professionale, però per il perseguimento di obiettivi comuni, quindi con interazioni che sono a volte difficili, però assolutamente feconde e interessanti, così come il volontariato permette spesso la relazioni fra più generazioni. Ecco, uno dei pochi ambiti in cui questa cosa avviene, ecco, con dinamiche del tutto differenti da logiche di gerarchie o di primazie. Ecco, quindi un 5 dicembre che ci invita a riflettere prima di tutto su questa realtà e sul senso di questa presenza. Poi ci auguriamo che sempre di più ci siano persone che si rendano disponibili. Oggi però ci è chiesto di fermarci, ecco, e rafforzare la nostra consapevolezza. Credo che l'iniziativa della Fondazione Don Gnocchi, anche nel titolo, sia particolarmente bella e significativa,
Ecco, non è una celebrazione il 5 di dicembre, fine a se stessa, oltre l'emergenza. Ecco, il volontariato non è, o meglio, non è solo una disponibilità di fronte agli accadimenti che preoccupano, un'azione intelligente, un'azione di prevenzione. Peraltro in questo anno così particolare della pandemia da Covid, ecco, ragionare sull'oltre credo che sia fondamentale, ma nel disegnare il nostro mondo di domani, l'apporto del volontariato, i significati che reca con sé, le relazioni di fiducia che produce, sono un elemento irrinunciabile. Quindi esserci sempre è lo slogan che avete scelto, credo che sia assolutamente opportuno anche in momenti in cui esserci talvolta è difficile. Quindi buona giornata, buona riflessione, i miei saluti. Ok, grazie mille al dottor Stefano Tabò, esserci sempre e come non esserci sempre in quest'anno particolare. Entriamo allora nel vivo dei contributi che sono stati mandati dai volontari di quasi tutti i centri della Fondazione Dognocchi e cominciamo da Milano, da due contributi dal Centro Palazzolo e dal Centro Girola. Il primo è la testimonianza di Valeria, è un racconto, creatività e sentimenti forti nei giorni dell'emergenza. E il secondo è la descrizione di un progetto, di un legame che abbraccia generazioni e abbatte ogni barriera, dal Centro Girola. Partiamo con i primi due contributi, inutile ricordare che vedremo in questi e in altri contributi alcune immagini, alcune fotografie che inevitabilmente fanno riferimento al periodo pre-emergenza, alle feste, ai momenti di ricreazione che si organizzavano e che torneremo ad organizzare presto nei nostri centri. Partiamo con i contributi. Sembra di parlare di avvenimenti di un passato lontano, eppure sono trascorsi soltanto pochi mesi dal 23 febbraio 2020. Una domenica tranquilla, di riposo, di divertimento. Gli amici di Don Palazzolo e volontari storici del nostro istituto, senza ancora rendersene conto e per l'ultima volta, stanno festeggiando con gli ospiti e i loro familiari la tradizionale festa dei compleanni. Da oltre 30 anni, una volta al mese, il Salone delle Feste si popola di volontari, ospiti, familiari per festeggiare il meritato traguardo degli 80, 90, 100 anni e più. Quella domenica il decreto legge numero 6 segna l'inizio di un periodo che cambia le abitudini di vita delle persone, ma soprattutto ci costringe a rimetterci in gioco nelle relazioni e negli affetti. Quella stessa domenica un giro rapido di telefonate con i volontari che ci aiutano nelle attività di laboratorio, nei piani di degenza, nella messa della domenica, segna anche l'inizio di un modo diverso di vivere il volontariato. Poi, come accade quando si scatena un terremoto, dopo un attimo di smarrimento si cerca da subito di rendersi utili. Di fronte alle tragedie, ognuno cerca come può di dare il proprio contributo. Quando anche ai familiari non viene data più la possibilità di accedere in istituto, i volontari si rendono da subito disponibili ad aiutarci, consegnando la biancheria ai piani. Carlo, Antonio, Silvana, Ida, Teresa, Gina, Piero, Giovanna, Gianfranco, Bianca e Lello si vedono sfrecciare per l'istituto con i carrelli per consegnare ai piani gli indumenti, ma soprattutto diventano i messaggeri di parole di conforto che figli, mogli e nipoti chiedono di far recapitare ai propri cari. Nonostante tutto, si continua a dare un segno di normalità e di vicinanza ai nostri ospiti. L'8 marzo alcune volontarie si rendono disponibili a distribuire le mimose alle ospiti e alle operatrici. Col trascorrere del tempo i volontari sono sempre attenti a risolvere i piccoli problemi quotidiani che l'assenza dei familiari determina, oltre a contribuire alla riorganizzazione del servizio di ritiro indumenti.
Tanta creatività viene espressa anche dai volontari Gianna e Alberto, che seppur da casa continuano ad inviare racconti, poesie e barzellette da far recapitare ai nostri ospiti per tramite degli educatori. E non ci si dimentica dei nostri nonni neppure durante le vacanze estive, attraverso una cartolina quale piccolo gesto di vicinanza. A fine estate si tira un po' di respiro e i volontari della Cappellania condividono con noi la ripresa della Santa Messa. In un clima di collaborazione si individuano azioni creative da intraprendere in sicurezza per gli ospiti e i volontari e continue soluzioni per migliorarsi. E i nostri nonni sentono tutto questo, si commuovono, piangono di gioia nel rivedere i volontari desiderosi di tornare a rivivere il momento di incontro reciproco. Un aiuto concreto continua anche oggi ad arrivare nella quotidianità dall'Associazione Amici di Don Palazzolo alle famiglie povere, che a causa del coronavirus hanno aumentato la loro condizione di fragilità. I volontari consegnano i pacchi alimentari principalmente alle famiglie della zona del Municipio 8, portando avanti l'attenzione al territorio in collaborazione con i custodi sociali della Fondazione Don Carlo Gnocchi. Care nonne, siamo i ragazzi del lunedì pomeriggio. Vi scriviamo per chiedervi come state e come sta andando questo periodo. Noi stiamo bene e stiamo continuando a stare a casa. Ci dispiace non poter venire al Girola, ma vi promettiamo che torneremo presto a cantare, giocare e fare tante attività insieme. Ci mancate molto, un grande abbraccio con affetto, i vostri ragazzi dell'Oratorio di Prato Centenaro. Ragazzi, ci manca la vostra allegria. Chiusi dentro voi, nel frattempo giochiamo a carte e a tombola. Così, quando tornerete, saremo più forti. Un grande abbraccio a tutti e speriamo di rivederci presto. Ciao! Eccoci, emozioni forti da queste immagini davvero calde dai nostri centri. Continuiamo allora con i contributi, i prossimi sono dal centro di Salice Terme, è la stanza dei pensieri comuni. È tempo di chiudere le porte di casa e aprire le porte virtuali. E poi dal centro di Malnate, con una carrellata di immagini che raggruppano volti di un impegno che non vede l'ora di ripartire. Prego.
Rieccoci in studio, grazie a tutti. Non sono soltanto belle le immagini, ma sono anche bellissimi e commoventi i messaggi che ci arrivano dai volontari e da tanti centri. Volevo citare in particolare uno che ci è arrivato tramite WhatsApp, dei ragazzi del centro di Falconara, tutti insieme, distanti ma vicini, che stanno guardando questa trasmissione. Chiudiamo questo primo blocco di contributi con una poesia che ci è stata mandata dal centro di Legnano e che abbiamo fatto leggere ad un'attrice. È una filastrocca, perché con Google, e poi capirete anche perché, la pandemia fa un po' meno paura. Andiamo. Incontrarsi ai tempi del Covid-19. Tanti mesi chiusi dentro, senza andare nemmeno in centro. Niente uscite, neanche al bar, né pulmino per viaggiar. Quattro mura e fuori il parco. Per scappare non c'è varco. Non si va dalla famiglia, questa cosa ci scompiglia. E chi fa volontariato? Non l'abbiamo più incontrato. Ma un'idea, all'improvviso, ci ridà un po' il sorriso. Ci vediamo su WhatsApp. Poi, se accedo a Google Maps, vedo pure casa mia. Pesi meno, pandemia. Posso riprendere io dopo? Eccoci tornati. Grazie anche a Silvia, che è un'artista, che è un'attrice e che ha fatto anche tanti spettacoli nelle RSA, nei nostri centri, che presto tornerà in tournée, diciamo così. Sì, insieme a questi contributi video ci sono arrivati anche tanti contributi scritti. Ogni tanto ne citeremo qualcuno, chiediamo ancora scusa per non poter in questa giornata leggerli tutti. Ci ha scritto Franca, volontaria da Firenze: per me fare volontariato è comprendersi, ognuno ha le proprie fragilità ed entrare in contatto con le fragilità degli altri ci permette di confrontarci e crescere insieme. Fare volontariato è arricchirsi, fare volontariato è restituire dignità, far capire all'altro che non è solo e che è importante per noi, e fare volontariato è un atto di fede, scrive Franca. La partecipazione alla sofferenza dei malati non è per me una compassione passeggera, altrimenti sarebbe durata poco. È la fede che mi sostiene e mi rende capace di rinnovare ogni giorno la mia comunione con le persone malate e fragili. Sì, poi anche Graziella e Irma, che sono dei volontari di La Spezia, ci hanno mandato un loro contributo, un messaggio ai loro amici ricoverati. Dicono così: cari amici, il nostro pensiero in questo tempo di pandemia corre a voi ricoverati. Con voi abbiamo condiviso momenti di serenità, speranza e affetto. Che gioia per noi incontrarvi, ascoltare e portare la luce dove le ombre, le paure, le speranze soffocate tolgono la gioia del silenzio del vivere quotidiano. Il virus ci ha divisi, ma non è mancato il nostro affetto che vi ha seguiti nelle lunghe giornate di solitudine e di isolamento. Abbiamo sofferto e gioito con voi. State sereni. Presto torneremo ad essere quel bastone che aiuta il passo ad essere meno faticoso, quelle mani che spingono la carrozzina verso la guarigione. Torneremo a dare al fratello che soffre un gesto di tenerezza, ascolto e affetto. Grazie anche a questi amici volontari. Avrete visto la sigla iniziale e avrete visto anche le siglette che introducono i contributi che ci arrivano e che raccontano anche di questo particolare, del nuovo logo. Lo vedete anche alle mie spalle, lo vedete sulle spillette che portiamo, il nuovo logo che accompagna l'attività dei volontari. E avrete visto e lo vedrete da dove nasce questo logo. Nasce dal cuore della fondazione, quindi anche per dare significato a questo intendimento abbiamo ricavato il logo dei volontari, che assomiglia a un cuore, per altri è un tulipano, vedeteci quello che volete, ma per noi è il cuore della fondazione ed è estratto proprio dal simbolo, dal PJ, che sapete, Pro Juventute, era il logo istituito da Don Gnocchi ai tempi della sua opera. Quindi dal cuore della fondazione, ecco il grande cuore
dei volontari. Abbiamo adesso il collegamento con Don Mauro. Sì, Don Mauro è il coordinatore dei cappellani della Fondazione Dognocchi, un lavoro prezioso che sta svolgendo per connettere un po' tutti i cappellani. Cappellani che trovano nei referenti del volontariato e nei volontari dei nostri centri un punto di riferimento importante per quell'animazione spirituale che viene portata avanti. Quindi adesso la parola a Don Mauro. Siamo in studio. È il bello della diretta, come si dice. Sì, no, abbiamo problemi di collegamento, ma credo che ci perdonerete. Ecco. Ben ritrovati. Sono contento di poter partecipare anch'io a questa diretta e voglio con voi condividere un po' di pensieri che questa giornata mi ha suscitato nel cuore. Pensando ovviamente a tutti i volontari che in questo periodo. Riprendo perché ho visto che ci sono state delle difficoltà, sempre il bello della diretta. Volevo con voi interrogarmi su questo tempo, che cosa dice questo tempo per i volontari e per il volontariato e soprattutto che cosa dice il volontariato in questo tempo che stiamo vivendo, questo tempo che la sappiamo benissimo, lo conosciamo, fatto di attesa, dove in molti volontari ha suscitato un po' di impotenza, un po' anche di irrequietezza perché non potevano fare quello che normalmente, quotidianamente facevano, in particolare per i nostri ospiti, per le nostre persone più fragili. E questo tempo è un tempo che sicuramente ne stiamo uscendo e ne usciremo e come Papa Francesco ci ricorda, da una crisi non si esce uguali, o si esce migliori o si esce peggiori. E come dice anche Papa Francesco, una cosa peggiore di questa crisi è quella di sprecarla. Allora, richiamando, sempre grazie a Papa Francesco, alcuni passaggi del brano del Buon Samaritano che ha proposto in occasione della sua ultima enciclica, Fratelli Tutti, volevo con voi interrogarmi su questo tempo, come volontari e come in questo tempo il volontariato interroga tutta la società. E vorrei fare con voi tre passaggi molto semplici, dove vengono richiamati, credo, dei valori importanti, fondamentali, che muovono i volontari, ma che diventano patrimonio di ognuno di noi, e valori anche che hanno a che fare con quelli che sono alcuni aspetti della spiritualità cristiana, ma non solo. Credo con alcuni valori che sono profondamente, appunto, umani. E come abitare questo tempo? Questo tempo che è fatto un po' di attesa, ma in cui può emergere qualcosa di importante che ci può aiutare a migliorarci. Il primo modo per abitare questo tempo di attesa è non semplicemente di aspettare che la cosa finisca, che la pandemia finisca. Credo che il primo passaggio all'inizio, quando un dottore della legge fa una domanda a Gesù, ma fa una domanda per metterlo alla prova. Ecco, io penso che il primo modo per abitare questo tempo è quello di non aver paura di farsi delle domande, come volontari, ma non solo, come persone, come discepoli del Signore, di farsi delle domande, di porsi delle domande, ma di porsi delle domande giuste, non delle domande come appunto spesso venivano rivolte a Gesù per metterlo alla prova, delle domande non per avere delle risposte certe, esatte, anche se siamo continuamente alla ricerca di queste risposte che ci diano sicurezza, ma ci possono essere delle domande che da una parte inquietano, da una parte ci fanno sentire un po' smarriti, ma dall'altra parte sono in grado di aprire percorsi promettenti, ci possono aprire riflessioni e nella vita ogni tanto bisogna riflettere perché la vita è qualcosa di serio e questo tempo ce lo sta facendo capire, aprire appunto percorsi promettenti che possono aiutarci a
imparare un po' di più quell'arte difficile del vivere, in cui occorre veramente coltivare una sapienza che spesso fa pugni con la sapienza di questo mondo, ma per intraprendere percorsi, per imparare la sapienza vera dell'arte del vivere, occorre farsi delle domande, ma quelle domande giuste, quelle domande che un po' ci inquietano, che un po' ci mettono in discussione, ma che possono veramente avviare dei percorsi promettenti, farci capire qualcosa di più della vita e, perché no, diventare persone migliori. E in questo tempo abbiamo visto come anche il volontariato ha interrogato, ha sollevato tante domande, si sono interrogati i volontari su come poter continuare a fare il proprio esercizio e la propria cura nei confronti delle nostre persone. Ecco, tutto questo farà diventare i nostri volontari, volontari migliori, avere il coraggio di farsi le domande. Il secondo aspetto riguarda che quando a un certo punto il dottore della legge dice «ma chi è il mio prossimo?», ecco, Gesù non fa una descrizione, Gesù fa un racconto. E allora mi piace, e grazie anche ai contributi video, alle testimonianze, è importante che in questo tempo, abitare questo tempo vuol dire far continuamente emergere tutti questi racconti di prossimità, di vicinanza, in cui si è cercato il più possibile di rompere l'isolamento e la solitudine in cui le persone più fragili si sono trovate costrette a vivere, e con tutto quello che appunto i volontari hanno fatto e soprattutto hanno creato. È stato bello ascoltare i racconti dei volontari, dei referenti del volontariato della Fondazione Dognocchi, dove c'è stata una creatività, una fantasia, pur appunto per arrivare ad esserci, per essere presenti, non tanto per fare, ma per vivere delle relazioni. Come diceva prima il dottor Don Bambetti, avere almeno un volto attraverso un video, ma un volto con cui parlare. Ecco, c'è importante, è importante far emergere questi racconti di buone prassi, potremmo dire, ma non perché il volontario vuole farsi vedere, ma che c'è bisogno che il mondo conosca la preziosità di tutti questi racconti, perché tutti questi racconti sono importanti per far capire che senza volontariato questa società è più povera, questa società diventa più disumana. E poi un ultimo passaggio, e quando questo samaritano che si è preso cura di questo uomo incappato nei briganti, che è quasi morto, si prende cura e a un certo punto chiede all'albergatore di prendersi cura di lui, perché lui deve andare. Ecco, in questo tempo di pandemia i volontari non si sono potuti prendere cura dei nostri cari, ma non solamente dei nostri cari, i volontari non sono riusciti magari a fare le solite cose e quello che avrebbero voluto. Ma in questo, ecco, un aspetto che mi piace sottolineare è che la ricchezza del volontariato non caratterizza immediatamente e forse non ha caratterizzato, soprattutto in questo tempo, i volontari. Ma a me piace riconoscere questo volontariato che significa in termini di gratuità, dedizione, di passione, l'abbiamo riscontrato all'interno della nostra Fondazione Dognocchi in tante altre persone, a partire dagli operatori, perché quello che gli è stato chiesto in questo tempo è andato ben oltre a quello che è uno stretto e rigido monte ore. La passione e la disponibilità che è stata chiesta è andata ben oltre a quello che normalmente appunto viene messo in gioco. E tutto questo oltre, questo di più, è quello che fa la differenza, è quello che rende più bello, più umano questo mondo. E allora è vero, magari i volontari in questo periodo non sono riusciti a fare quello che facevano ogni settimana, ma è bello pensare che se non ci è arrivato qualcuno, la bellezza del volontariato con tutto il suo valore spirituale e tutti i suoi valori è stato incarnato da altre persone che invece in questo periodo non hanno dato di più, hanno dato molto di più e l'hanno dato veramente con il cuore, con la passione e con tantissima dedizione, e in questo è con grandissima gratuità. Allora penso e immagino che se anche in questo momento i volontari sono un po' costretti a stare ancora un po' ai margini, a non poter dare quello che vorrebbero, occorre non preoccuparsi, non farsi prendere dal panico
o dal senso di impotenza e di inutilità, perché arriverà un altro tempo in cui ci sarà posto anche per loro. E allora oggi, in questo tempo, è importante chiedersi e insieme confrontarsi dicendo reciprocamente, chiedendosi, ma quando torneremo? Che persone incontreremo? Che persone ritroveremo? Quali saranno i loro bisogni? Qual sarà il nostro apporto che potremo dare quando ritorneremo e dovremo fare i conti con i postumi di questo tempo emergenziale di pandemia che stiamo vivendo? Che cosa ci verrà chiesto? Ecco, queste sono le domande da potersi fare ora per poter ritornare a vivere la bellezza e la preziosità del volontariato con sempre con quella passione e dedizione che riscontro anch'io nel mio centro, ma anche nei centri dove sono andato a incontrarli, ritrovo sempre quando incontro i volontari e referenti del volontariato. Grazie per l'ascolto, scusate per il tempo, ma sono cose che ho voluto condividere con voi, che sento dentro di me, e ringrazio veramente chi mi ha dato la possibilità di intervenire. Grazie e buon proseguimento. Oh, benissimo, davvero, davvero coinvolgenti le parole di Don Mauro, meriterebbero di essere interiorizzate e commentate con la giusta calma e la giusta pacatezza. Non c'è però tempo, vogliamo continuare col valorizzare i contributi del volontario, e quindi riprendiamo i primi due contributi. Arrivano il primo proprio dal centro Vismara, da cui ci parlava Don Mauro, distanti ma uniti, la gioia di non sentirsi soli. E il secondo è una testimonianza audio di tre volontari del centro Santa Maria Nascente di Milano, Aurelio, Bruno e Nadia, come si definiscono, segni particolari, volontari. Andiamo. Sopra i tetti un aeroplano che se ne va, azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di voi. Sembra bandiera all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di ora e anche un prete per chiacchierare, azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te, e allora io quasi quasi prendo un treno e vengo vengo da te, il treno dei desideri. Oh,
buongiorno a tutti. Mi chiamo Aurelio, sono volontario dal 2005 presso il Centro Santa Maria Nascente di Milano, secondo piano RSD. RSD sta per Residenza Sanitaria Disabili. A me piace tradurre questa parola con il termine casa, perché casa è il posto più vicino al cuore. Casa significa calore, accoglienza, incontro, relazione, gioia e, ahimè, purtroppo in questo periodo, anche tanto dolore. Io di che cosa mi occupo? Mi occupo principalmente di assistenza al pasto e uscita esterna. In pratica mangio con i ragazzi, aiutandoli. Tra una chiacchiera, una forchettata di pasta, si parla del più e del meno, come si fa in tutte le famiglie. E quando si può, magari approfittiamo per andare a condividere fuori un momento di gioia, davanti a una pizza, dentro a un cinema. Da febbraio qualcosa è cambiato. Con l'arrivo di questa pandemia mi sono riscoperto, mi sono reinventato come diversamente volontario, cioè trovare un nuovo modo per continuare a far crescere questa bellissima relazione con i ragazzi. E in questo nuovo menù, quali sono stati i nuovi ingredienti? Principalmente il telefono, WhatsApp, i messaggi e naturalmente per i ragazzi più esperti le piattaforme Zoom e Skype. Adesso purtroppo non ci sono più le vecchie carte d'identità di una volta, però nelle vecchie carte d'identità c'era scritto segni particolari e io posso scrivere segni particolari volontario, dove volontario è un modo di essere, un modo di relazionarsi con gli altri. E soprattutto voglio lanciare questo messaggio in questa giornata dedicata al volontario, sperando che i volontari siano sempre di più. Con la loro caratteristica fondamentale che accomuna tutti i volontari, la gratuità, fare questo gratuitamente e dedicarsi agli altri. Grazie e buona giornata. Ciao a tutti amici della Fondazione Dognocchi, siamo Bruno e Nadia e da circa 13 anni facciamo parte del servizio volontari del Centro Santa Maria Nascente a Milano. Solitamente svolgiamo l'attività di assistenza al pasto e sostegno alla persona settimanalmente a favore dei ragazzi della RSD al terzo piano, però come sappiamo tutti con l'inizio della pandemia per problemi familiari e di salute non abbiamo potuto a malincuore garantire l'attività di volontariato in presenza. Così, come scamotage per poter rimanere in contatto almeno con alcuni dei ragazzi, abbiamo iniziato a fare delle videochiamate con lo smartphone. Alessio riusciva a farci salutare buona parte di loro, meno male. Poi l'appuntamento è diventato fisso ogni sera con Skype. Ci siamo resi conto che poteva essere un'opportunità per continuare ad essere vicini almeno ad alcuni di loro e poter condividere in maniera diversa alcuni momenti. Con Luca ci facciamo delle grandi risate con simpatici teatrini e degli sketch che facciamo io e Bruno. Con Jordi invece condividiamo la nostra passione per la lettura, le fiction e i programmi televisivi che commentiamo settimanalmente e terminando con una bevuta di un caffè insieme. La tecnologia veramente riduce le distanze e se usata intelligentemente può veramente tenere unite le persone in questo momento di distanziamento forzato. Certo, si sa, è un momento difficile per tutti, ma il cuore ci tiene sempre uniti e poi i ragazzi per me e per Nadia sono veramente la nostra grande famiglia. Inoltre ogni volta ci insegnano qualcosa di importante. Sono dotati di grande resilienza e veramente sono di esempio per noi. Dai, forza, auguriamoci che tutto torni in fretta come prima. Un abbraccio a tutti, ciao! Ciao a tutti! Ecco, grazie anche per questi contributi. Continuiamo da Pessano, ci hanno mandato il contributo Davide, Elena e Marta, un'esperienza che ha cambiato loro la vita. E dalla Spezia invece la testimonianza dell'associazione Nasi Uniti, perché in questi mesi purtroppo anche il naso rosso è stato nascosto dalla mascherina. Andiamo con i prossimi contributi. Ciao, sono Davide.
Faccio parte del gruppo volontari Amici della Fondazione Dognocchi di Bessano Combornago dal 2011, anno in cui ho deciso di raccogliere anch'io la sfida che Dognocchi ha lanciato in punto di morte con le parole «Amis, vi raccomandi la mia baracca». Sono Elena, volontaria presso la Fondazione Dognocchi di Bessano Combornago. Ho effettuato volontariato per 6 anni al Centro Diurno Disabili Minori di Bessano Combornago, al Dognocchi. Durante il mio percorso di volontariato ho avuto la possibilità di incontrare tanti ospiti, ognuno con la propria storia. Questo mi ha arricchito molto e mi ha permesso di crescere. Ho ascoltato i loro racconti di gioia e di sofferenza. Negli ospiti ho potuto vedere i valori della vita, come il rispetto per il prossimo, anche quando ci sono idee diverse, oppure a non arrendersi mai, nonostante le difficoltà ed i problemi che la vita ci riserva, o ancora quando ci sono disabilità fisiche dalla nascita e si lotta per conquistare un po' di indipendenza. Possiamo dire che il cammino fatto in fondazione mi ha dato un arricchimento personale molto forte. Quello che ho vissuto e ricevuto all'interno della struttura rimane un segno indelebile nel mio cuore. Questa esperienza di volontariato mi ha cambiato completamente, mi ha cambiato la vita e mi ha segnato nel profondo. Ho capito veramente cosa fosse importante nella vita e che cosa no, che cosa apprezzare e che cosa no. L'esperienza di volontariato ti permette di aprire gli occhi e a me ha preso a 360 gradi. Don Carlo Gnocchi diceva anche: una cosa sola vale ed è uguale per tutti, fare del bene. E poi, cerca di fare tanto bene nella vita e finirai anche tu per stare tanto bene. Mi mancano gli ospiti, i loro sorrisi, le carezze, le risate, le feste, ma anche i momenti tristi, dove era importante cercare di trovare gesti, svaghi, parole di conforto che riportavano al sorriso o a una tranquillità interiore. Per 4 anni consecutivi ho tenuto un bambino che mi chiamava Mimì e il fatto di essere riconosciuta mi faceva stare bene, tanto vero che poi anche le stesse educatrici mi chiamavano come Mimì. Volevo dire inoltre che questa esperienza mi ha permesso di capire che cosa volessi fare da grande, tant'è vero che adesso io sto effettuando una università di educazione professionale per diventare una futura educatrice e non vedo l'ora di lavorare in questo ambito. Per questo, come diceva Don Carlo, Amis, vi raccomandi la mia baracca, dobbiamo, anche se sappiamo con regole diverse, essere pronti a ripartire per nuove avventure e andare avanti a tenere alto il testimone che Don Carlo ci ha lasciato. E per questo dico, aspettatevi che torno. Quando nella nostra vita è arrivato il Covid, che può essere definito come una creatura orribile, velocissima, imperante dappertutto, tutto è stato stravolto. In particolare, il clown sa che ha indosso la maschera più piccola del mondo, il naso rosso, ma anche il clown lo ha dovuto celare dietro una mascherina per proteggersi e proteggere i propri cari dal contagio. E noi Nasi Uniti siamo delle persone che sono ricordate per le mille attività in cui arrivavamo a dare addirittura gli abbracci gratis. E in questo periodo è difficile mantenere le distanze per noi, ma ci stiamo riuscendo e stiamo facendo sentire comunque la nostra vicinanza tramite dei video divertenti anti-coronavirus e delle favole per bambini, in quello che viene definito il coloravirus. Per il futuro inoltre ci stiamo organizzando, ma quello che voglio dire, come Trilli e come clown dei Nasi Uniti, è che in ognuno di noi c'è un bambino interiore, una creatura affettuosa e desiderosa di affetto. E quindi cerchiamo tutti di portare fuori questa creatura col clown e quindi di ridere di quello che può succedere di disavventura nelle nostre famiglie, abbracciare i nostri cari congiunti, perché un sorriso dopo tutto e un po' di calore fanno bene allo spirito e alla salute. Ciao da Trilli e dai Nasi Uniti. Oh, grazie anche per questi contributi, grazie per questo invito
all'abbraccio, per questo invito a riscoprire quel tanto che c'è di clown, che c'è di bambini in ciascuno di noi. Da clown a clown, e quindi continuiamo con i contributi dall'Associazione Clown Terapia di Firenze, la leggerezza di essere diversamente positivi, quindi giocando anche su questo concetto di positivo e negativo che in questi mesi tanto ci ha coinvolto. E poi un altro contributo da un'altra associazione, un'associazione importante tra le tante che ci accompagnano nei nostri centri, dall'AVO, proprio a sottolineare come sia fondamentale il supporto di tutte queste associazioni. Andiamo con questi due brevi contributi. Clownini! Clownini, siete pronti? Oggi c'è da inviare un messaggio alla Fondazione Dognocchi. Cos'è per noi fare volontariato in fondazione? Cosa portiamo di noi nel nostro volontariato in questo periodo speciale e cosa porteremo dopo? Per me fare volontariato significa impegnarmi in qualcosa di importante che mi gratifica davvero il cuore e che mi aiuta a vedere la vita anche in maniera più positiva. E dopo il Covid sicuramente mi porterò dentro tanta consapevolezza in più sul fatto che tanti gesti non sono poi così scontati, tanta leggerezza perché ne abbiamo bisogno e qualche bustina di lievito perché me ne avanzerà tanto in questo periodo. Ah no, il lievito no? Per me il volontariato al Dognocchi significa gioia e felicità. Adesso so che sarà proprio questa piccolissima mascherina rossa a regalare energia e voglia di ricominciare a giocare. Per me fare volontariato in fondazione vuol dire completare me stesso, di me, di noi. Voglio portare tutta la felicità che ho dentro e che vi voglio donare. Ciao a tutti! Allora, per me fare il volontario e condividere con tutti momenti belli e divertenti. Il volontariato al Dognocchi è condividere attimi di intense emozioni e porto ciò che di meglio ho di me: il mio sorriso, la mia allegria e il mio vivere in positivo. Ciao! Per me vuol dire arricchire il mio tempo. Noi troviamo l'umanità, incontriamo le persone che magari sono in un periodo di difficoltà o di sofferenza o di solitudine, e mi rendo conto che a volte basta veramente tanto così. Mirtilla! Sì? Mirtilla! Sì! Mirtilla! Oh sì! Ah, ma ci siete anche voi! Mirtilla, volontaria sbadatella, porta e porterà nel suo volontariato il suo mondo stralunato, in cerca di un sorriso che spera di portare in ogni viso. Ciao a tutti, sono Francesca, sono una volontaria AVO dal 2016, operativa al Dognocchi di Milano. AVO è un'associazione di volontari ospedalieri che opera in tutta Italia, in ospedali ed RSA da più di 40 anni, fornendo ascolto e supporto vario a pazienti ed ospiti. Al Dognocchi siamo presenti nei vari reparti riabilitativi, attualmente con circa 80 volontari, e il rapporto con la Fondazione dura da circa 30 anni ormai. La fiducia accordataci è dimostrata anche dal fatto che siamo stati coinvolti in vari progetti anche al di fuori dei reparti, ad esempio il Keep in Touch per mantenere i contatti con pazienti cronici e il Meeting Dem per accogliere e sostenere persone affette da lieve demenza e anche i loro familiari. In questo anomalo 2020 AVO, come tutte le associazioni di volontariato, non è potuta entrare ovviamente nelle strutture già da fine febbraio e il gruppo milanese si è quindi cimentato in altri ambiti per non restare inattivo e per non sprecare un notevole capitale umano. Abbiamo lanciato ad esempio una linea di ascolto telefonico, Ascolto AVO, per persone sole o comunque bisognose di un orecchio amico, e molti di noi, me compresa, hanno prestato servizio al centralino operativo regionale coronavirus che fa capo ad Areu e al 118 e fornisce informazioni di tipo pratico logistico sul tema del Covid-19, tipo dove effettuare i tamponi, come sono le norme sulle quarantene a seconda del tipo di contatto avuto col virus, cosa prevedono i vari DPCM che si susseguono, eccetera.
queste sono esperienze chiaramente diverse, anche sfidanti in un certo senso, soprattutto all'inizio quando si deve imparare, ma che comunque arricchiscono le capacità di ascolto e di supporto e che ci consentiranno di tornare, speriamo presto, nei reparti e nelle strutture ancora più forti di prima. Grazie, arrivederci. Eccoci ritornati dopo anche queste due testimonianze. Tra i contributi scritti volevamo dare spazio a due contributi. Il primo è un messaggio WhatsApp che arriva dai volontari di Imberigo. Sì, ne stanno arrivando tantissimi messaggi. Non abbiamo il tempo di leggerli perché sennò dovremmo lasciare indietro delle altre immagini, delle altre cose che abbiamo preparato. Comunque veramente grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando. Allora, il messaggio di Inverigo arriva da alcuni volontari. Improvvisamente ci siamo ritrovati in una nuova dimensione, spaesati e spaventati. Avevamo due alternative: chiuderci in noi stessi, annientati dalla paura, o aprirci alla novità, spinti dall'entusiasmo di esplorare nuove opportunità. L'amore e l'attenzione all'altro ci hanno guidato a studiare nuove forme di comunicazione. Non posso starti accanto, ma ti starò vicino con la mia voce. Con immagini e con filmati possiamo costruire insieme nuove relazioni e le distanze non esisteranno più. Un'altra bellissima testimonianza invece è quella che arriva da Federica, una giovane volontaria di Pessano. Avevo 16 anni, dice, quando ho iniziato alla degenza diurna per disabili di Pessano con Bornago. Pochi amici e uscivo da una situazione difficile, avevo bisogno di cambiare aria. Ma non avrei mai pensato che invece di farmi cambiare aria, il volontariato avrebbe cambiato la mia vita. Tutto ciò è stato grazie a questi straordinari bambini con cui ho avuto la fortuna di lavorare. Io per loro e loro, anche senza saperlo, per me. Ogni bambino ha tirato fuori parti di me che nemmeno sapevo di avere e mi ha insegnato nuove e profonde lezioni di vita. Ho sperimentato che la comunicazione verbale è solo uno dei tanti modi per relazionarsi con gli altri. Ho imparato a vedere il bello nelle piccole cose, ho visto la vita in un giardino, in un sorriso, in una canzone, in un battito di mani e persino in un budino al cioccolato. Avevo 16 anni, volevo cambiare aria, adesso ho quasi 20 anni, ho sempre pochi amici, i problemi familiari non sono spariti, ma è cambiato qualcosa. Adesso sono ricca dentro. E soprattutto adesso sono riuscita a ritrovare la mia strada. Grazie bimbi, avete tirato fuori il meglio di me e ora a mia volta voglio usare il meglio di me per tirare fuori il meglio dagli altri. Grazie per questo straordinario scritto a Federica. Sì, proprio una bella testimonianza che si aggiunge a quella che abbiamo già visto in video. Lavorare con i bambini di Pessano pare che veramente arricchisce molto i nostri volontari che vivono questa esperienza. Adesso stiamo per dare la parola a Don Enzo Barbante, nostro presidente da 3 anni di Fondazione Don Gnocchi, che ha impresso un ritmo molto accelerato al lavoro che stavamo facendo con i volontari. L'arrivo di Don Enzo veramente ci ha dato un propulsore in più per portare avanti questo lavoro insieme con i volontari, a renderli protagonisti della vita della Fondazione. Don Enzo, a te la parola. Un caro saluto a tutti. Sono particolarmente felice in questa occasione di poter incontrare ancora una volta i volontari che svolgono l'attività all'interno della nostra realtà. In questa occasione voglio anche salutare tutti coloro che si sono messi in collegamento. Quella di oggi rappresenta senz'altro un'occasione importante per riflettere da un punto di vista probabilmente diverso su quello che sta accadendo. Siamo tutti vittime di una pandemia, ma la pandemia, il termine in se stesso, che cosa rappresenta? Rappresenta un fenomeno che riguarda, come dice la parola, tutto il popolo. In realtà pandemia vuol dire questo, tutto il popolo. Cos'è accaduto in questi mesi, in questo anno? Tutta l'umanità è stata raggiunta da un evento straordinario, da un male legato a un virus
che ha coinvolto tutti in un modo diverso. Ciascuno è stato partecipe di questa vicenda, alcuni in maniera più grave, pensiamo a coloro che si sono ammalati e ahimè a coloro che ci hanno lasciato, altri sono stati raggiunti in maniera indiretta, penso ai familiari, ma tutti in un qualche modo siamo stati coinvolti e colpiti da questo evento. Cosa è emersa? È emersa una volta tanto quella caratteristica che è propria della nostra umanità. Siamo un'unica realtà, siamo un'unica famiglia. E all'interno di questa realtà l'unica vera risposta che ci veniva chiesto di dare doveva essere raccolta e rappresentata da una parola, la solidarietà, tutti uniti nel combattere il male. Quali sono le manifestazioni che hanno caratterizzato questo tempo? Beh, certamente è cresciuta quella tendenza che è propria di tutta l'umanità quando si misura con il male, quella tendenza a lasciarsi prendere dalla paura. La malattia ha imposto nuove distanze, ha imposto l'isolamento, ha imposto la solitudine. Anche gesti semplici di fraternità, anche soltanto quella caratteristica più umana dell'aiutarsi, che è lo stringersi la mano, il darsi la mano, è stato impedito. Anche la vicinanza è stata messa in discussione. Tutto è stato ricondotto per molti aspetti all'essenziale. I sorrisi sono stati negati, una mascherina ha coperto il volto, alla fine è rimasta soltanto la possibilità di comunicare attraverso gli occhi e attraverso una vicinanza a un metro e mezzo di distanza. Quello che secondo me è importante è riflettere sui simboli che hanno caratterizzato questo tempo. Questi elementi sono diventati tutti elementi simbolici, ma che a mio giudizio dovrebbero lasciare emergere un interrogativo: di cosa c'è veramente bisogno? Che cosa diventa evidentemente molto importante? Perché c'è una considerazione che mi viene in questo momento. Tutti noi stiamo affidando, molti di noi stanno affidando la soluzione di questo dramma alla scoperta di un vaccino. Ma la mia domanda è: ma basterà vaccinarsi? E vaccinarsi porterà a vivere tutti come prima? Basterà superare questo momento per dire tutto è passato, non avremo imparato niente da questa vicenda. A mio giudizio occorrerà mettersi di fronte a se stessi. Ciascuno dovrà interrogarsi nel profondo e chiedersi: tornerò quello di prima o mi lascerò davvero ammaestrare da questa vicenda per scoprire cosa davvero importante. Dicevo che la pandemia ci ha spinto a riscoprire ciò che è davvero essenziale, l'importanza di uno sguardo, dell'essere accanto. Ma io credo che soprattutto chi sperimenta vicende o esperienze umane come quelle del volontariato potrà dare a tutti una risposta comune, vera, importante. Quello che davvero è necessario, quello che davvero dobbiamo riscoprire, tentare di vivere, è il coraggio della libertà di amare. Il coraggio della libertà di amare. Il coraggio di scoprire che l'unico modo per vivere autenticamente è una condizione che è comune a tutti, che è quella della fragilità, che in questi mesi si è manifestata in maniera così evidente. L'unico modo per dare valore e spessore davvero alla vita è quello di spenderla, di scegliere liberamente di spenderla per amare. Per amare perché questa è l'unica cosa che davvero conta.
L'amore può assumere molti volti, molte denominazioni, può esprimersi con il termine carità, può esprimersi, come ricorda il Papa, nella sua ultima enciclica, con la parola servizio. Ma ciò che veramente conta non è il modo come lo si può definire o chiamare, ma il modo con cui concretamente la si pone in carica, in pratica. Essere liberi di amare, vivere per amare. Questo secondo me è importante, perché la pandemia porta a chiudersi in se stessi, alcuni sono scappati, ma davvero l'unica risposta che il volontariato ha saputo manifestare anche in questa circostanza è proprio questa, la capacità di spendersi per amare, di poter dire a tutti: nessuno è solo. Non sei solo. Una vicinanza anche soltanto vissuta come prossimità dietro a un vetro, anche attraverso uno strumento di comunicazione come può essere una videochiamata, anche soltanto, e qui mi permetto di dirlo per chi crede, attraverso il ricordo nella preghiera, spendere il proprio tempo gratuitamente per manifestare una solidarietà di fronte all'Onnipotente nella preghiera, per offrire un sostegno, un conforto, una vicinanza spirituale. Questa, secondo me, è la modalità più autentica che il volontariato ci rappresenta quotidianamente da sempre, perché il valore del volontariato, la dimensione della gratuità, l'essere disponibili a spendersi per stare accanto a chi soffre gratuitamente, il rendersi, come dice il Vangelo di Luca, prossimi a chi ha bisogno, questo il volontariato narra e racconta da sempre. Quello che abbiamo ascoltato, i messaggi che abbiamo raccolto quest'oggi, manifestano questa dimensione perenne del volontariato, ed è il messaggio ed è la risposta più importante che il volontariato può dare a questa umanità un po' confusa, un po' turbata, molto spesso anche arrabbiata, di fronte a questa vicenda della pandemia. L'unica risposta è la gratuita scelta libera di amare, di esserci sempre. Questa manifestazione della libertà è quella che anche il nostro fondatore Don Carlo ci ha insegnato, di non lasciarci schiacciare dal dolore innocente, di non lasciarci scandalizzare, ma di essere comunque disponibili a mettere in gioco quello che abbiamo, anche la semplice povertà della nostra impotenza, accanto a chi ha la vita segnata magari da un destino destinato a compiersi con il passaggio delicato della morte. Esserci comunque, sempre, liberamente. Questo è il valore del volontariato, questa è la forza e l'insegnamento che chi si spende per chi soffre, per chi si trova in difficoltà, manifesta da sempre, mi permetto di dirlo, da sempre, e rappresenta una ricchezza. È una realtà come la nostra, ha bisogno dei volontari per non dimenticare mai la matrice del proprio esistere, per non dimenticare mai la forza delle proprie ragioni e della propria missione. Quindi grazie ai volontari, grazie se anche magari nel corso di questo anno hanno scoperto che alla domanda "ma noi cosa possiamo fare?" materialmente tante cose che si facevano prima non era più possibile farle, ma la fantasia del volontariato, le possibilità sono infinite. Grazie di esserci e grazie a tutti coloro che renderanno se stessi disponibili a condividere, a partecipare a questa straordinaria esperienza che dà valore all'umanità. Grazie, grazie Don Enzo. Grazie per questo appassionato invito ad amare, per questo appassionato invito a continuare il nostro impegno attraverso questi gesti d'amore che i volontari fanno nei nostri centri. Veramente bello l'intervento, e ci sono tanti, tanti messaggi che sottolineano questo contributo. Qualcuno dice: liberi di amare, liberi di essere sempre, di esserci. Grazie Presidente, grazie per crederci e per metterci il cuore. Benissimo. Bene. Davvero, davvero ancora tanti gli amici collegati. Stiamo andando verso la conclusione di questa nostra mattinata, abbiamo però ancora alcuni bellissimi contributi da vedere insieme. I prossimi tre
riguardano i centri di Firenze e di Falconara Marittima. Il primo è un progetto dei volontari del centro di Firenze, se vuoi vedere impara ad agire, poi altre testimonianze di volontari impegnati sempre al centro di Firenze e poi il contributo dell'AVULS, un'altra delle associazioni storiche che da sempre operano in fondazione, in particolare nel centro marchigiano di Falconara Marittima. Andiamo con questi tre contributi. Cammina, cammina e ancora cammina. E se il tempo fosse l'invenzione della natura per impedire che tutto accada insieme, e lo spazio, l'invenzione della natura per impedire che tutto accada a me, allora questo tempo, questo spazio potranno ritrovarsi e riconoscersi, stabilire un significato profondo e dare senso a un legame, nel luogo di un abbraccio. Se vuoi vedere, impara ad agire. Mattina, sono una volontaria della Fondazione Don Gnocchi. Ciao, siamo Gianni e Maria Rosaria da Firenze. Io sono Carlo, un volontario da circa 13 anni. Qui siamo circa 60 volontari con un'età compresa tra i 18 e gli 80 anni. Per me fare volontariato al Don Gnocchi significa dare più valore al tempo, soprattutto al tempo che scorre lento, al tempo trascorso con i bambini e con i genitori a parlare e ridere insieme. Il servizio di volontariato si pensa di donare qualcosa agli altri, in realtà riceviamo doni da chi incontriamo e questo incontro ci aiuta a dare senso alla nostra vita. Per me far parte della fondazione significa mettermi completamente a disposizione degli altri. Sono molto soddisfatto perché quando si dona qualcosa ai più bisognosi si riceve tanto. Il nostro servizio è, per noi è un po' come mettere i piedi al Vangelo. Anche nostro Signore l'ha detto, quando aiutate un malato, un carcerato, lo avete fatto a me. Portare un sorriso alle persone che stanno attraversando un momento difficile. Quello che di me voglio portare al Don Gnocchi sono la mia curiosità e la mia voglia di ascoltare, ma anche quella di giocare e tornare a essere bambina con loro. Dopo il Covid, quello che possiamo comunque sfruttare le tante tecnologie che abbiamo oggi a disposizione per essere vicini come prima, anche se lontani. Uno spiraglio di speranza e di ripresa per tutte le persone che in questo periodo purtroppo si sono ritrovate da sole. Vorrei che, anche se noi volontari non siamo fisicamente presenti, ai pazienti arrivasse comunque il nostro sostegno e il nostro calore. Io spero che quanto prima questo disagio venga risolto. Invito tutti anche a pregare nostro Signore per questa soluzione. Ciao! Un grosso abbraccio a tutti e a prestissimissimissimo! Ho tolto la mascherina un momento solo per parlare, sono insieme qui a una piccola rappresentanza di tutti noi, noi amici volontari che abbiamo il cuore sempre da voi. Dopo il coronavirus abbiamo tanto atteso uno sguardo da poter incrociare, no? Una mano da poter toccare, un bacio, una carezza, un ascolto, perché l'ascolto c'è da parte nostra per tutti i nostri ragazzi. Loro ci sanno parlare e sanno ascoltare e l'ascolto è mancato molto, il valore dell'ascolto, il valore della mano, il valore dell'abbraccio, il valore del sorriso ci sono mancati tanto e l'abbiamo compresi dopo, quando il coronavirus cesserà, li avremo compresi molto di più e avremo capito che non sono gesti o parole o sguardi abitudinari, ma che hanno un profondo senso, il senso dell'amore, della solidarietà, dell'amicizia. Ciao, sono Daniela, la coordinatrice di questo meraviglioso gruppo di volontari che operano al Beniamino. Oltre alla mancanza di affetto, di vicinanza per i ragazzi, a me personalmente è mancata la quotidianità, nel senso che io pensavo ai ragazzi tutte le mattine come se fosse una mia famiglia allargata. Per cui quando ritorneremo al tempo normale, se ci sarà ancora una normalità,
Noi ci adatteremo a tutto purché invece di passare il tempo noi cercheremo di far passare il tempo ai ragazzi. Carissimi amici del Beniamini, chi incontra un fratello incontra Dio. Voi siete da 15 anni che vi considero fratelli e condivido la vostra realtà, le vostre difficoltà. Vi confesso anche che sono io che ho bisogno di voi, perché voi mi date la gioia, mi date l'impegno a fare delle cose che poi torneranno gradite al nostro Signore. Sono Antonella, ciao ragazzi, io vi amo tanto, non vedo l'ora di rivedervi e abbracciarvi, ciao. Ciao, sono Valeria e non vedo l'ora di tornare in vostra compagnia, un abbraccio a tutti. Tamara, un abbraccio forte forte, non mancate. Come per tanti, nella nostra vita non abbiamo mai vissuto un momento così difficile, pieno di dolore e colmo di regole per tutelare la salute delle persone. Regole che servono a regolare le prime regole in modo che ben definite siano le responsabilità. E parole di tutti quelli che dicono male di chi fanno le regole, tanto per criticare senza costruire. A volte nell'estrema rigidità si manca di umanità e viene meno la tolleranza e si vede tutto nero. Ci manca l'aria ora, ma qualche sintomo era già arrivato prima. Cita una bellissima preghiera. Occorre benedire, benedire, bene dire. Portare la propria pace personale, il proprio semplice contributo, un po' di luce per alleggerire l'esistenza, soprattutto là dove c'è tanta sofferenza. Sono le persone a fare la differenza in ogni luogo. A noi manca il terreno di gioco, i nostri migliori amici, la nostra famiglia del Beniamini. Ci manca il modo di provare a dare il nostro contributo. Speriamo che la situazione presto volga al meglio. Auguriamo ogni bene a tutti e cercate di essere negativi. Roberta, Luciano, volontari della Fondazione Don Gnocchi Beniamini di Falconara. Ciao a tutti. Ciao ciao. Io penso che prima del virus la presenza si concretizzava in una carezza, che era un po' la manifestazione del nostro affetto. Così come il sorriso, che purtroppo ora è coperto da una mascherina, che è un po' il condividere la nostra gioia nello stare con qualcuno. E quindi penso che il valore della presenza, il fondamento della presenza ora si stia trasformando nel saper carezzare con lo sguardo, sorridere con gli occhi e abbracciare con la parola. Stiamo andando a disturbare Antonio, alle prese con il suo hobby preferito. Antonio, scusa, devo chiederti una cosa, posso? Antonio, ci hanno chiesto se facciamo un video, che dici, lo facciamo? Un'intervista? Ok, e allora prepariamoci per questa avventura. Per rispondere alle domande dell'intervista, Antonio dirà di sì così, alzando gli occhi. In passato ci sono stati dei momenti, Antonio, molto belli in cui si poteva stare molto vicini. Te li ricordi questi momenti? Purtroppo adesso non possiamo più stare così vicini e dobbiamo anche portare le mascherine. Allora, Antonio, tu sai perché portiamo le mascherine? E sarebbe più bello che non le portassimo, secondo te? Effettivamente, con le mascherine tu non puoi vedere i nostri sorrisi, ma noi possiamo vedere il tuo, che è molto bello. Ci fai vedere un sorriso? Meno male! Il nostro sorriso, Antonio, purtroppo non è bello come il tuo. Però sotto le mascherine noi continuiamo a sorridere. Il coronavirus non ci ha tolto il sorriso. Tu ci credi? E allora continuiamo a sorridere.
Certo che continuiamo a sorridere. Grazie, un abbraccio ad Antonio e a tutti i ragazzi del centro di Falconara. Due brevissimi contributi ancora da Roma, dal centro di Roma, una poesia scritta da Massimo, Angeli senza ali che mi hanno insegnato a volare. E poi dal centro di Salerno, il progetto Sintonizziamoci. L'altro ha emozioni come me, Sintonizziamoci. Vediamo questi due brevi contributi. Angeli senza ali. Ho imparato ad ascoltare le grida e i silenzi di gigli indifesi nel bosco della vita, di fiori assetati di rugiada nell'attesa di gocce d'amore racchiuse in un semplice ciao. Ho imparato a leggere nei curiosi e ansiosi sguardi di piccoli e grandi angeli, angeli senza ali, che mi hanno insegnato a volare verso la speranza del loro domani di eterni fanciulli, angeli che mi hanno regalato sia il pianto che il sorriso, che mi hanno preso per mano in quel piccolo angolo di paradiso. Massimo Massini. Siamo insieme come in una danza, il mio passo è già dentro di te e tu sei me. Siamo insieme come in una danza, ogni mio passo riduce la distanza tra me e te, tra noi. Siamo sintonizzati, siamo divisi solo dal corpo che compie un'azione, che la spazio è un'imitazione. L'imitazione genera la relazione, non solo fisica ma anche mentale, e permette anche di immaginare. Immaginare un passo, copiare il tuo passo, accogliere il tuo passo e accogliere la tua storia. Che cos'è la tua storia? Non è solo ciò di cui hai memoria, sono gli affetti, le emozioni che generano delle impronte nella nostra mente e che profondamente custodiamo con cura. Che con cura condividiamo non solo con chi amiamo, ma anche con chi si prende cura di noi. Non abbiamo paura, perché siamo un sistema complesso. Ogni parte del sistema crea un nuovo sistema e noi siamo il prodotto di questo. Non abbiamo paura, perché questo è il legame che ci cura. In un mondo in cui diventa sempre più difficile incontrarsi, possiamo lasciare spazio all'immaginazione. In un mondo in cui diventa sempre più difficile abbracciarsi, lasciamo spazio a nuovi modi di stare in relazione. Rieccoci, davvero belli anche questi due contributi da Roma e da Salerno, anche artistici, no? A testimonianza proprio di quella fantasia della solidarietà di cui parlavamo all'inizio. Ma poi sono belli perché sono genuini, sono fatti direttamente da loro. Anche sono fatti col cuore, è il cuore, esatto. Che parte dal cuore della fondazione al grande cuore dei volontari. E quindi chiudiamo questa parte degli interventi ricordando anche una parte del lavoro di volontariato che non riguarda soltanto l'impegno nei nostri centri, ma anche l'impegno all'estero, nei progetti di solidarietà internazionale che sono curati dall'ONG Dognocchi. E quindi qui un grazie davvero grande anche ai colleghi dell'area della solidarietà internazionale per quello che fanno e soprattutto anche per la collaborazione che hanno dato per l'organizzazione di questo momento, e della testimonianza del professor Fabio Sbattella, che è un docente universitario, ma che ha fatto sia un'esperienza di volontariato all'estero nel nostro progetto in Ecuador e che poi ha scritto nei mesi della pandemia, ha scritto un libro per ragazzi, una fiaba, e ha deciso di devolvere il contributo relativo ai diritti proprio a sostegno dei progetti della fondazione, e ha voluto mandarci questo suo contributo che è l'ultimo di questa serie che è arrivata dai centri. Prego. Buongiorno, ho 4 minuti per rispondere a una domanda. Cosa c'entra Nano Gianni con il volontariato e con i servizi internazionali della Fondazione Dognocchi?
Brevemente mi presento. Mi chiamo Fabio Sbattella e in tempo ordinario faccio questo lavoro, il docente universitario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Nonostante l'attività sia molto bella e dia grandi soddisfazioni, non è venuta meno per me la passione del volontariato, un'attività che mi permette di incontrare molte persone, fare esperienze importanti. In genere, come in queste immagini, mi occupo di terremoti, ricerca persone scomparse ed altri progetti. Ma nel 2019 ho avuto la fortuna di poter partecipare a una missione dentro il progetto di riabilitazione comunitaria a Esmeraldas, nella zona costiera dell'Ecuador, con la Fondazione Dognocchi, Servizi Internazionali. È stata un'esperienza molto intensa, nella quale abbiamo incontrato molte persone e molte donne che si occupano di partecipazione comunitaria, e abbiamo incontrato anche direttamente molti bambini. E allora abbiamo fatto una promessa: torneremo nel 2020 e continueremo il lavoro. Ma come sapete tutti, il 2020 ci ha fermato in qualche modo, ha chiuso i confini, ha sospeso le forme tradizionali di volontariato e di progetti di cooperazione. Allora mi sono chiesto in che modo poter onorare la promessa, poter continuare a essere utile ai bambini e alla comunità. E così ho fatto ciò che la mia professione mi insegna a fare. Ho preparato uno strumento concreto per aiutare i bambini ad affrontare le emozioni, le domande legate a questa pandemia. È uno strumento che non ha come finalità quello di spiegare ai bambini cos'è un virus o di indurre in maniera magari giocosa dei comportamenti importanti dal punto di vista degli adulti. No. Questa è una fiaba, è una serie di giochi per giocare a sconfiggere il virus. Un tipo di attività, di linguaggio che nell'immaginario infantile è fondamentale. Se avrete modo di incontrare questo libretto e di proporlo anche ad altri, scoprirete che uno dei segreti per la mente infantile è capire che i piccoli possono farcela. Il virus è molto piccolo, per questo è anche molto cattivo, ma quello che vincerà contro di lui è Nano Gianni, un essere piccolo come un bambino che si sa fare ancora più piccolo, perché attraverso il farsi piccoli che si possono vincere grandi battaglie. Bene, abbiamo deciso di devolvere i proventi, i diritti d'autore di questa pubblicazione ai progetti, alla continuità dei progetti, ai bisogni dei bambini e delle comunità che abbiamo seguito nel 2019. E così abbiamo realizzato delle attività dove presentavamo la fondazione e presentavamo Nano Gianni, e è stato anche occasione di fare dei magnifici incontri. Abbiamo giocato con tanti bambini ai giochi di Nano Gianni e abbiamo parlato loro di questa importante notizia. La pandemia è un problema che unisce l'umanità, e solo attraverso l'unità o comunque l'attenzione a far sì che i nostri gesti quotidiani abbiano un'apertura immensa agli altri potremo vincere la pandemia. Paradossalmente, chiudere la bocca, chiudere la casa, chiudere i confini, limitare le connessioni e gli incontri ha un obiettivo molto importante di sviluppare salute per tutta la comunità e per tutto il mondo. Non dobbiamo quindi dimenticare questa apertura di ordine internazionale. Allora vi propongo di leggere Nano Gianni, di giocare i giochi di Nano Gianni, di spiegare a tutti che questo libretto che trovate su internet, no? Nel sito dell'editore Giunti, bene, questo libretto ha con sé un messaggio di unità e di
creatività, rispetto alle possibilità di fare volontariato in modo nuovo, anche a distanza. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie, grazie anche al professor Sbattella per questo spaccato anche di volontariato all'estero. Ci sarebbe molto da dire sul volontariato internazionale e tutto quello che ruota intorno alla Fondazione in questo senso, però in altri momenti avremo occasione. Non possiamo però concludere senza prima dare spazio agli ultimi tre messaggi che ci sono arrivati, che sono particolarmente sentiti e intensi, e quindi volevamo in qualche modo condividerli con tutti coloro che ci stanno seguendo. Arrivano tutti e tre da Roma, dai centri di Roma della Fondazione. Il primo è quello di Fausta e Giampiero, ci hanno mandato anche delle foto. Mia moglie ed io, scrive Giampiero, abbiamo iniziato a fare volontariato per pura fatalità. Mia moglie è stata assistita dalla Fondazione ed io, accompagnandola tutti i giorni, sono entrato a contatto di questo mondo che a 74 anni mi era completamente sconosciuto. Ci siamo trovati coinvolti a collaborare per alleviare le sofferenze dei ricoverati con operatori che portano nel profondo dell'anima una grande predisposizione al bene degli altri. Abbiamo trovato professionisti che ci hanno preso per mano e accompagnati in un percorso che custodiremo sempre nel nostro cuore. Grazie, grazie di cuore a Giampiero e Fausta. Scrive poi Giuliana, una cara amica, sono in fondazione da 50 anni, prima come dipendente e oggi come volontaria. Sono innamorata della figura di Don Gnocchi. Pensavo di offrire il mio tempo per servire gli altri, ma ho scoperto di ricevere in cambio molto di più, in affetto, riconoscenza, sorrisi, abbracci, serenità e gioia di vivere. Ho compreso così l'importanza della presenza di noi volontari, sia nel rapporto con gli operatori che con le famiglie degli ospiti. La nostra amicizia può essere loro di grande aiuto per affrontare i momenti di tristezza. E infine l'ultimo messaggio è quello di Alessandro, ed è un racconto di una domenica pomeriggio al centro Don Gnocchi, Santa Maria della Provvidenza. C'è movimento, scrive Alessandro, rumore di carrozzine, di chi fa fatica a muoversi, un gran vociare allegro di chi fa fatica a parlare e gioia negli occhi di chi non può vedere. Siamo al piano terra, nel salottino che noi del gruppo chiamiamo la stanza di Gianna. Entra prima a te ti devo spostare perché la carrozzina non ci sta, tu vai vicino a lei mentre tu stai lontano da lui, e dove vai? Lui ti ha fatto un dispetto? E perdonalo, fermati. Finalmente siamo pronti. Come da serio villaggio turistico si inizia con la sigla del gruppo, tutti a squarciagola, battendo il tempo, si canta "Aggiungi un posto a tavola", quindi via con i giochi. Oggi cosa facciamo, il gioco dei mimi? Il mitico mercante in fiera oppure un bel cruciverba? Stefano, tu cosa proponi? Luciano, cosa dici? Amabile, Rita, Lisa, voi cosa volete fare? Teresa, la professoressa per noi del gruppo, dall'alto della tua cultura cosa proponi? Sapete cosa vi dico? Decido io. Questo pomeriggio un bel cruciverba. Si appende lo schema alla parete e si inizia. 7 verticali di 5 lettere. Definizione, voi lo desiderate, ma ne donate tanto. Che cos'è? Neanche un momento di pausa ed ecco subito Cinzia che grida amore. Brava Cinzia, gridano tutti gli altri del gruppo applaudendola, e così via, tra un verticale e un orizzontale, poi canzoni, balli, tutti ci divertiamo ed eccoci così, sono passate le 17, anche questa domenica il nostro momento è finito. Grazie a tutti, scrive Alessandro, per queste meravigliose domeniche. E grazie da parte nostra a tutti i volontari che ci hanno seguito. Perolino? Sì, siamo ormai agli sgoccioli e salutiamo anche la vostra capacità di tenuta. Vedo che sono in tantissimi ancora collegati, ancora pochi minuti e concludiamo questa bellissima diretta. Però prima di concludere e prima di arrivare ai ringraziamenti, non potevamo dimenticare un elemento importante che da alcuni anni ha ripreso ad accompagnare la Fondazione Don Gnocchi, i volontari del servizio civile. Un piccolo video che racchiude un pochettino tutti questi ragazzi che l'anno scorso e quest'anno ci stanno accompagnando e accompagnano non solo la Fondazione ma anche tutti i volontari nell'azione di cura che svolgiamo verso i nostri ospiti. E di cui avremo ancora bisogno, perché anche nel 2021 la Fondazione ha presentato progetti e avremo bisogno, e c'è spazio per decine e decine di volontari. Seguiteci,
sui nostri canali istituzionali, sul nostro sito internet, perché presto dovrebbe uscire il bando per questi nuovi siamo posti. Siamo in fremente attesa di sapere se i nostri progetti, che sono già stati approvati, saranno anche finanziati. E vediamo lo spot per il servizio civile. Ehi, siete proprio voi quelli che stiamo cercando. Ragazzi pronti a vivere una straordinaria esperienza. Accompagnare le persone più fragili nelle attività di ogni giorno. Ciao, sono Emanuela, ho 27 anni e sono psicologa. Durante la mia giornata sto accanto a persone anziane e do più valore al loro tempo. Io sono Maxime, ho 22 anni e sono un educatore. Nella mia giornata aiuto i ragazzi disabili nel praticare le loro attività sportive. Io sono Andrea, ho 21 anni e sono operatore sociosanitario. Nella mia giornata faccio tante attività con persone disabili. Un anno che può cambiare il tuo futuro personale e professionale. Ciao, sono Andrea, ho 22 anni e sono perito agrario. Durante la giornata aiuto ragazzi disabili a coltivare i loro prodotti all'interno della serra. Sono Cristina, ho 26 anni. Nella mia giornata aiuto i ragazzi disabili nelle attività quotidiane. Ho deciso di prestare servizio civile in Fondazione Don Gnocchi per stare vicino a persone con diverse fragilità. Per sentirmi utile. Perché mi piace aiutare le persone con disabilità. Per rendermi utile alla società. Per crescere personalmente. E professionalmente. Scegli anche tu un progetto di servizio civile in Fondazione Don Gnocchi. Io faccio bene. Io faccio bene. Io faccio bene. Io faccio bene. Bene. Io faccio bene era il messaggio che lanciavano questi ragazzi del servizio civile, è l'annata sì, scorsa, sì, sì. Però ce ne sono altri in servizio che chiuderanno quest'anno. Ce ne sono altri in servizio che chiuderanno il 15 di gennaio e hanno fatto un anno particolare anche loro, come tutti noi. Anche per loro è stato un anno difficile, complicato, impegnativo, ma anche abbiamo ricevuto testimonianze anche da loro particolarmente significativo e arricchente per la loro esperienza. E quindi anche a tutti coloro che volessero intraprendere e fare questa esperienza di un anno del servizio civile, continuate a seguirci e ci sarà spazio anche per voi. Siamo alla fine, tra poco è Natale, è un messaggio che vogliamo mandarmi con un video di uno dei tanti amici artisti che ci seguono e che spesso collaborano con i progetti di volontariato nei nostri centri, mandando messaggi agli ospiti, facendo degli incontri, dei momenti, delle serate, mandando dei video, mandando delle canzoni, ed è il cantante Marco Masini che ha voluto augurare così Buon Natale a tutti gli ospiti della Fondazione Don Gnocchi e a tutti i volontari in occasione della loro giornata. Andiamo con il suo saluto. Un saluto a tutti gli ospiti della RSA della Fondazione Don Gnocchi, da Marco Masini. Questo è un momento molto difficile per tutti quanti noi, soprattutto per voi che siete lì dentro, che non potete stare vicino ai vostri cari, per i vostri cari che non vi possono venire a trovare. Noi nel nostro piccolo cerchiamo in qualche maniera di starvi vicino attraverso una parola, attraverso una nota, attraverso un sorriso. E questo regalo che vi facciamo è un regalo che facciamo a noi stessi, perché sentirci vicino a voi ci riempie il cuore e speriamo di poterlo riempire un po' anche a tutti voi. Vi ringraziamo e vi auguriamo Buon Natale. Sconosciuto, fratello lontano, ti auguro buon
Grazie di cuore davvero a Marco Masini per questo bellissimo e simpatico augurio natalizio che ci ha mandato. Abbiamo finito, i contributi sono tanti, vi ricordo che li potrete vedere, questi e tutti gli altri che ci sono arrivati sui nostri canali social istituzionali. Seguiteci, vi daremo conto di dove poter rivedere la diretta e consultare tutti gli altri contributi. Lino, è stata un po' faticosa, una prima esperienza un po' così, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, impegnativa, anche perché bisogna cimentarsi in cose che uno non ha mai fatto, ma ci abbiamo provato e mi pare che stia venendo fuori un buon risultato. C'è da ringraziare tante persone. Ecco, esatto, c'è da ringraziare tante persone, non solo per l'aver realizzato questa diretta, e in questo senso ringrazio in particolare le persone che fanno parte dello staff del volontariato, Marina ed Elisa, e tutti i 30 e passa referenti del volontariato sparsi nei territori che hanno raccolto i contributi, stimolato i volontari a prepararli, metterli insieme, insomma veramente un grande lavoro di squadra che ha dato questo risultato. L'avremmo visto così tutti insieme in un convegno con tutti, purtroppo l'abbiamo dovuto rimediare in questo modo, ma credo che comunque si può apprezzare anche così. Certo. Nel nostro lungo percorso di 10 anni ci sarebbero tante altre persone da ringraziare che hanno aiutato a strutturare questo servizio, servizio volontariato e servizio civile della Fondazione, però mi soffermo solo su 3 nomi a cui tengo particolarmente a ringraziare perché hanno dato il là un po' a questo servizio. Il primo è Monsignor Bazzari, presidente della Fondazione, presidente onorario adesso, che ha voluto che partisse questo servizio. E il secondo nome è Roberto Rambaldi, che è stato nostro direttore, diciamo, come quando il servizio afferiva agli affari istituzionali, e mi sembra importante anche per la figura che rappresenta Roberto nel mondo del volontariato italiano. E infine una persona che non c'è più, che è stato mio predecessore quando ancora il servizio era in germe, quando si stava pensando a farlo, che era Giuseppe Alquati. Mi piace ricordare queste persone perché chi non sa ricordare chi ha contribuito a far nascere le cose vuol dire che non ne apprezza veramente il senso. Invece noi ricordiamo con calore e amore queste persone perché veramente hanno permesso oggi di essere qui. Benissimo, grazie. Allora abbiamo davvero finito. Grazie a tutti voi, ma c'è un'ultima sorpresa che mandiamo con la sigla finale. Chi è arrivato proprio prima di tutti quelli che abbiamo visto, sentito e ringraziato, e senza il quale nemmeno noi saremmo qui a fare quello che facciamo oggi, è il Beato Dognocchi, il fondatore della nostra opera e della nostra istituzione. Ah, scusa, una cosa importante, sì, che mi stavo dimenticando, il bello della diretta. Tra chi ringraziare, c'è da ringraziare anche tutti i nostri operatori che interagiscono fortemente con i volontari e sono loro per primi molto spesso volontari nell'impegno, soprattutto lo si è visto in questo anno particolare. Anche qui avevamo delle testimonianze da poter leggere, non c'è stato il tempo e il modo, ma veramente gli operatori hanno dato il massimo di sé in questo periodo, lo danno sempre, e molti di loro anche a conclusione dell'attività professionale si mettono a fare i volontari in fondazione e anche altrove, quindi un grazie anche a loro. Benissimo, dicevo, dalla balconata dell'eternità, dalla quale sicuramente il Beato Dognocchi ci guida e ha assistito anche a questa ennesima dimostrazione di come è grande, coesa e impegnata la sua fondazione, un caro saluto, un augurio a tutti. Ci ritroviamo e vi salutiamo con le parole del Beato Dognocchi, noi con voi tutti insieme, Volontariato Dognocchi, protagonisti del bene. Grazie a tutti, buona giornata, buon Natale e a presto. Buona domenica. Io quando penso che sono partito, ho detto spensieratamente, con quei 100 bambini senza sapere cosa costasse un paio di calzoncini o un chilo di pane, e grazie al Signore, per quelli che hanno aiutato, agli amici, al governo, all'autorità,
ho detto che abbiamo quasi risolto il problema dei mutilatini, penso che possiamo fare un altro atto di fiducia.